Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi andiamo a vedere come costruire una prolunga con un cavo di recupero. Recuperato da dove? Da qualsiasi elettrodomestico che abbiamo in casa o che qualche nostro amico barra parente abbia buttato o voglia buttare. A parte il fatto che noi quando sentiamo buttare componenti elettronici si dovrebbero rizzare le orecchie, perché ci sono moltissime cose che si possono fare con gli elettrodomestici rotti, tra virgolette, che magari poi si possono anche aggiustare. Comunque nel corso del tempo vedremo numerosi video che riguardano questo argomento, sul riciclo, sul risparmio, sul recuperare le cose che vengono buttate. Ma adesso bando alle ciance, vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, a condividere questo video con gli amici e adesso buona visione a tutti. Allora, come abbiamo detto nella presentazione, faremo una prolunga. Qui abbiamo un cavo a tre fili. Questo è il cavo più comune che possiamo trovare. Possiamo recuperarlo ovunque. Ferri da stiro, qualsiasi cosa buttiamo via. Se recuperiamo questo filo, possiamo farci una bella prolunga. Poi, come sappiamo, andate in Farnamenta e comprate una spina e una presa. Io vi consiglio sempre quelle 16 ampere. Cosa vuol dire? Praticamente quelle grandi, per intenderci tutti, quelle che hanno la spina grande e il buco grande. Perché? Perché, detto in parole povere, e gli elettricisti mi scuseranno, ci passa dentro più corrente e c'è meno pericolo che si bruci, così che ci capiamo tutti. Quindi sempre spina grande, buco grande, la cosa migliore. Ora, come agiamo? Iniziamo dalla presa, che è quella più facile. Allora prendiamo un cacciavite, apriamo e così vediamo che cosa c'è dentro. Io magari adesso velocizzo un po', quindi sto zitto. Ho fatto che smontare anche la spina, così ho potuto velocizzare più tempo, il video diventa più corto. Adesso che abbiamo smontato tutto, cosa dobbiamo fare? Beh, dobbiamo spelare questi cavi. Come facciamo? Possiamo utilizzare una forbice, per quello grande, una forbice da elettricista, come questa, costa pochi euro, e facciamo la stessa cosa per i fili più piccolini, lasciamo un centimetro e mezzo di rame. Un consiglio, controllate quanto cavo togliere, in questa maniera qua, più o meno, in modo da non avere poi i fili scoperti di là. Io adesso dovrò togliere circa qui, e quindi toglierò questo. Poi utilizzerò questo simpatico aggeggino per spelare i cavi, ma si può fare tranquillamente anche con le forbici. Quindi adesso sto di nuovo zitto, così posso velocizzare il video. Ed eccoci qua, montata la nostra spina. Mi raccomando, il cavo verde e giallo sempre in mezzo, è il cavo di terra, non passa corrente, mentre il cavo marrone e il cavo blu a destra o a sinistra, è indifferente cosa mettete a destra e a sinistra, la corrente alternata non cambia niente nella nostra corrente di casa. Quindi adesso qua è tutto ben fissato, tutti i contatti sono pronti, verificate anche tirando che la vite abbia toccato i cavettini di rame,
Adesso possiamo tranquillamente ricoprire la nostra presa. Avete visto che io ho calcolato male, tra virgolette, i cavetti. Erano proprio precisi, 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 precisi. E questo mi ha portato a una piccola difficoltà. Adesso non so se si è visto bene nel video, anche perché l'ho velocizzato. Però erano proprio precisi al millimetro. Se li fate un po' più lunghi, fatemene i botti. Questo è il concetto. Quindi, vedete voi, comunque al massimo si possono ritagliare. Non è un problema, diventa la vostra prolunga più corta. Quindi, noi adesso abbiamo finito la spina. Vedete che bella che è, rimontata. Adesso, a parte il fatto che questa è sporca, ma vabbè, ce l'avevo in cantina da un po' di tempo. Sembra proprio una spina di quelle comprate, già fatte, bellissima. Adesso andiamo a fare la presa, questa, che forse è un pochettino più difficile. Il procedimento è sempre lo stesso, speliamo i cavi, quello giallo e verde va in mezzo, gli altri due a destra e a sinistra, solo che dobbiamo inserirli qua dentro e poi farli entrare dentro la presa.